E a questo punto rapidamente passiamo alla presentazione del portale con l'ingegner Fabio Iampieri, il quale adesso in sintesi vi farà vedere alcune delle funzioni, alcuni degli spazi predisposti in questo portale. Buongiorno a tutti. Come potete vedere, il sito presenta diverse funzionalità. È evidente che la realizzazione di questo sito è stata particolarmente impegnativa, tant'è vero che si ricordava precedentemente che ci è voluto molto tempo sia per realizzarlo sia soprattutto per riempire il contenitore. È chiaro che il database andava popolato, e popolare il database in modo tale da rendere accettabile questa presentazione che faremo oggi non è stata sicuramente cosa semplice. Un'altra cosa che volevo dire rapidamente, visto che c'è stato un rischio che è stato evidenziato da molti dei relatori che mi hanno preceduto, quello cioè che questo sito possa diventare in qualche modo una realtà virtuale disincarnata, penso che questo rischio, in questo specifico caso, possiamo ragionevolmente escluderlo, perché il sito nasce dal territorio, nasce da iniziative locali e ha l'interesse precipuo di valorizzare tutto ciò che c'è di positivo in questo territorio. Io stesso, quando ho visto riempire man mano questo contenitore inizialmente vuoto, mi sono reso conto che c'erano tantissime cose di valore in questo territorio che molto spesso viene trattato con sufficienza. Ora, qual è la finalità? La finalità la si capisce fra l'altro da questa sigla storica che è Segnali di Fumo. È una finalità che ha come scopo specifico soprattutto quello di attivare un canale di comunicazione fra realtà che spesso sono su questo territorio, per quanto piccolo, distanti anche per la conformazione stessa del territorio, come ricordava il responsabile del centro giovanile di Città Lucana. Ora è chiaro che si doveva dare un grande risalto a quei gruppi che costituiscono in qualche modo l'anima della società civile, del territorio, in particolare i centri giovanili, i vari centri giovanili presenti sul territorio, che magari se possiamo... Ecco, ne sono stati evidenziati alcuni, ci auguriamo che ne nascano altri. Naturalmente abbiamo messo in evidenza, ovviamente qui siamo ancora in una fase embrionale, e ci auguriamo che questi dati relativi ai centri giovanili aumentino sia in termini di numerici, quantitativi, quindi che qualitativi. Comunque già siamo in grado di poter vedere alcune delle foto di un qualunque centro giovanile e ad esempio le loro iniziative, corsi e quant'altro. Naturalmente, oltre ai centri giovanili, uno spazio significativo è stato dato alle associazioni presenti sul territorio. Tanto per iniziare ne abbiamo individuate alcune, ad esempio CESL Spes di Rieti, siamo Amic, l'Alcli, insomma associazioni che sono sicuramente molto note. Un'altra grande finalità del sito, come dicevo, è quella di dare valore a delle realtà spesso misconosciute, completamente ignorate. Ora abbiamo pertanto realizzato un archivio dei lavori. Questi lavori sono suddivisi in molteplici categorie, dai fumetti alla narrativa, alla poesia, ai video, a foto. Intanto ricordiamo anche la possibilità di blog, multiblog, il portale multiblog, quindi ricordiamo anche funzioni di questo tipo. Ci sono spazi per il forum, quindi per confrontarsi e per far confrontare i giovani su temi di attualità. Comunque il blog è articolato, come diceva il professor Iampieri,
in multiblog, cioè la possibilità quindi di poter creare diversi blog, ogni blog ha un suo responsabile e naturalmente nei blog e nei forum si può parlare di tutta una serie di problematiche presenti sul territorio. Intanto possiamo anche ricordare che sono presenti dei video, così per semplificare, perché poi collegandovi ovviamente da casa a www.segnalidifumo.biz chiaramente potrete visitare con tranquillità il portale e darci i vostri contributi per migliorare ulteriormente il portale, sia dal punto di vista contenutistico che dal punto di vista strutturale. Allora, visto che per ragioni anche di tempo la dimostrazione deve essere abbastanza rapida, ecco, verifichiamo soltanto se abbiamo la possibilità, per il momento adesso abbiamo inserito qualche piccolo filmato, ma da parte di tutti gli utenti, amministratori ed ogni centro giovanile, associazione, ente, avrà una password administrator che gli consentirà di inserire perfettamente e di colonizzare le aree quanto più vaste la propria capacità di intervento possa immaginare. Perfetto, io allora ecco, direi comunque di, visti i tempi a disposizione, di semplificare e di puntare magari rapidamente sulle ultime evidenze, diciamo così, significative, rimandando poi il tutto ad un contatto artista del nostro diretto. Giorgia, davvero una splendida voce che ci ha regalato grandi emozioni in più di un'occasione. Cosa stai facendo in questa fase? Allora, adesso sto studiando, che mi sto preparando per la laurea, quindi sto cercando di laurea in lettere e filosofia, arti e scienze dello spettacolo e digitale, rimane sempre nell'ambito. E poi continuo a studiare recitazione all'Actor Center con Michael Margotta e lezioni di canto a Roma con Antonella De Rossi. Avevo detto cantante, ma avevo dato ovviamente, lui dice più precisamente di... No, di Montenero Sabino, sì. D'altronde poi sono cresciuto, quindi. E da Montenero nasce il sogno adolescente di musica e di arte di Marco Graziosi. Sì, no, da lì è nato tutto, diciamo, anche perché è lì che sono cresciuto e quindi è da lì che ho coltivato tutte le mie radici artistiche, diciamo, tra virgolette, perché poi sono... È una bella avventura che ti ha portato nelle piazze di paese, nei pub, nei concerti storici, lo so, se li intervistare in più occasioni. E ancora una volta il nome di Raffaello Simeoni legato ai valori della solidarietà. Sicuramente sempre ci sarò, perché un po' l'ho fatto per mestiere questo della solidarietà, per tanti anni ho lavorato in ospedale psichiatrico e quindi mi è rimasto dentro. E poi chiaramente mi sembra che tutti quelli che hanno, non solo gli artisti, forse è un po' banale dire gli artisti devono sempre fare solidarietà, la solidarietà la devono fare tutti quanti, però noi ci siamo sempre abbastanza presenti, cerchiamo di starci sempre. Una splendida avventura quella dell'Alcli, un'avventura di 20 anni. Caspita, 20 anni, io mi sono formato oggi, conoscevo l'Alcli, la conosco e non sapevo che tutti questi anni operava a Rieti, insomma. Hai detto ho lavorato un gruppo che viene davvero alla base. Io ricordo gli adolescenti che esordevano i lontani concerti. Cosa vi rimane di quei tempi, Roberto? Beh, se non ci fossero stati quei lontani concerti forse non ci sarebbe neanche questo presente, insomma, che ci vede suonare in tutte le piazze d'Italia. Hai detto che vengono da lontano, pensai come? Proprio stasera che suoniamo qui a Rieti veniamo da lontano. Oggi eravamo vicino, sono venuto addirittura a piedi, perciò da lontano ma da vicino. È sicuramente un concetto da mettere in evidenza, la grande difficoltà storica per i gruppi di Rieti di trovare spazi per la musica, spazi di espressione. La vostra è stata una scommessa vincente, una scommessa in cui all'inizio forse in molti non credevano, una scommessa che vi ha portato lontano a fare tanti concerti e hai giocato un po' con le parole, ma tanti bei concerti in Italia e non solo? Sì, siamo tra l'altro per andare quasi in Svizzera a suonare la settimana prossima, perciò in Italia è anche, forse è stata proprio quella la nostra grande fortuna di scommettere anche un po' all'esterno del circondario di Rieti. Ci siamo spinti più in là già da quei tempi che prima tu ricordavi e alla fine è stata una mossa vincente perché i Ratti sono riusciti a suonare in tante piazze italiane in ogni regione d'Italia e quello tutto l'altro succede. Perfetto, io direi che possiamo momentaneamente interrompere, poi andrete a visitare il sito, ma ripeto, noi aspettiamo i vostri contributi.
contributi, i vostri filmati, e per una condivisione che diventerà veramente stimolante e intrigante. Comunque mi piace sottolineare, cosa di cui parla Roberto Pilli dei Ratti, di questa difficoltà a trovare spazi per la musica, per l'arte, per i sogni dei giovani. Questa battaglia che in questo portale, da questo portale, sicuramente può trovare riscontro.